Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi ti voglio raccontare la storia del loft con infissi minimali di Nicolò a Bologna. In questa bellissima realizzazione che puoi vedere nelle foto allegate al video e all'articolo, siamo partiti da un vecchio magazzino, quindi era un vero loft, non quegli appartamenti che vengono spacciati per loft, ma era un vero e proprio loft con un portone d'ingresso di quelli dove si accedeva appunto all'attività di circa 4 metri per 4 metri e dove Nicolò voleva realizzare un loft di alto design. E gli occorreva per realizzare questo anche degli infissi di design molto luminosi ma con prestazioni termiche molto elevate, e siccome che anche Bologna è una zona d'Italia abbastanza a rischio, gli serviva anche una certa sicurezza nella maggior parte delle aperture, quelle più a rischio. Quando abbiamo iniziato a parlare abbiamo appurato tutti questi problemi attraverso la nostra consulenza col sistema Bisacchi e poi abbiamo iniziato a trovare le varie soluzioni per i vari problemi che c'erano, come anche la risoluzione dei ponti termici presenti in un vecchio magazzino. Abbiamo trovato una soluzione di infissi minimali, quindi molto molto sottili e con l'effetto tutto vetro nella parte esterna per massimizzare l'apporto luminoso. Questo tipo di infissi, infatti, se hai un metro di finestra ti entra un metro di luce, non come una finestra normale che te ne entra solo 90 perché hai lo spessore dell'anta. Poi abbiamo adottato della ferramenta a scomparsa in acciaio, quindi molto robusta alla frazione e con cerniera scomparsa, le finestre apparivano come quadri, ma abbiamo dovuto mettere anche dei vetri blindati che fossero in equilibrio con l'infisso e con la ferramenta. Oltre ad essere blindati abbiamo utilizzato anche dei vetri tripli, quindi di spessore elevato e di prestazioni termiche molto elevate, per avere un'alta efficienza energetica. Infatti in tutta l'abitazione è stato fatto un cappotto da 15 cm, e abbiamo adottato anche un controtelaio a monoblocco che ci ha permesso di nascondere all'interno dello spessore del muro e cappotto gli avvolgibili in quelle zone dove erano previste le tapparelle. E a proposito di tapparelle, come puoi vedere dalle foto, non abbiamo adottato delle tapparelle normali ma delle tapparelle molto belle e molto sicure. Sono infatti delle tapparelle blindate in classe 4 che, oltre ad essere molto resistenti, lasciano passare uno spazio tra una stecca e l'altra, cioè passa proprio una lama di luce di 2 cm tra una stecca e l'altra, che tu puoi regolare con il motore o con la domotica, a secondo di come vuoi comandare le tapparelle, per avere più o meno luce in casa. Quindi hai la sicurezza, hai la possibilità di regolare la luce, quindi ti fa risparmio energetico estivo come un frangisole, e hai la praticità di poter comandare tutto con uno smartphone o con un pulsante, come più ti piace. Poi l'altra parte difficile era la porta d'ingresso, perché aveva questo portone che era quasi 4 metri per 4 metri. Abbiamo dovuto adottare una soluzione con una facciata continua strutturale con dei grandi vetri, anche questi chiaramente blindati e con delle chiusure fatte in un certo modo, e il risultato finale, come puoi vedere, è venuto molto molto bello. E il risultato finale è sempre reso possibile perché il sistema Bisacchi, per iper semplificare, vuole dire una consulenza, una progettazione, una produzione, una posa in opera e un collaudo finale. E tutto questo processo è veramente tutto messo step by step e abbiamo delle procedure per seguire cantiere per cantiere, in modo da poter poi dare le tre garanzie del sistema Bisacchi, perché bisogna ottenere risultati e bisogna che poterli garantire. Durante questo servizio fotografico sono andato anch'io a fare le foto a casa di Nicolò, era presente lui con la sua ragazza, e mi ha detto che gli amici che sono andati a trovarlo sono rimasti veramente impressionati da questi infissi molto sottili e anche dagli scorrevoli, perché abbiamo degli scorrevoli di circa 4 metri di larghezza con un montante centrale di solo 48 mm, quindi anche quelli estremamente luminosi ma anche sicuri, che vanno a fare entrare un giardino, una porta interna all'interno del loft. Questa è una parte molto molto bella del progetto che mi piacque subito quando mi fece vedere il progetto inizialmente, quando era ancora su carta. Di più, questo loft lo voglio fare assolutamente, c'è bisogno di utilizzare il sistema Bisacchi. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente in questo cantiere è stato perché era in una zona di Bologna non particolarmente trafficata, perché c'era una strada lì davanti a senso unico e non c'erano locali, non c'erano fonti di rumore. Utilizzando il nostro vetro, che per noi è un vetro base, quindi con pellicola dentro e fuori,
e delle cannelline termiche che andavano ad ammortizzare e tutti i dettami del controtelaio e della posa in opera che noi dotiamo sempre con questi ambisacchi. Il risultato acustico è stato sorprendente, cioè veramente chiudendo la finestra, perché beh, quando sono andato a fare le foto per andare di fuori, aprivo e chiudevo gli scorrevoli, aprivo e chiudevo i battenti. Io che faccio finestre da 32 anni, che sono abituato e che ho fatto quelle finestre lì, sono rimasto veramente impressionato dal livello acustico che abbiamo ottenuto senza nessun tipo di sforzo. E il risultato lo puoi vedere dalle foto, spero che ti piaccia. Se ti servono degli infissi minimali o degli scorrevoli di grandi dimensioni, come quelle di Nicolò, puoi andare su www.bisacchi.it e richiedere una consulenza. Voglio anche dirti che per ottenere questi risultati bisogna essere organizzato in un certo modo e prendo spunto da una recensione che mi ha fatto Nicola, mio cliente di Rimini, qualche settimana fa, che mi ha scritto proprio testualmente: se tutte le imprese fossero come loro, fare una ristrutturazione sarebbe un gioco da ragazzi. La puoi trovare nell'articolo o allegata al video e se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e segui il canale attivando le notifiche così non ti perderai i prossimi. Ciao e al prossimo video!